Siamo per concludere questa avventura, questo importante vostro sesto semestre, che venite anni, quindi semestre importante quello che si sta per chiudere. Molto bene, dobbiamo completare alcune cose ancora interessanti sulle pompe, dinamiche di cui ci stiamo occupando, poi brevemente, come abbiamo fatto per i compressori, dovremo descrivere anche le pompe volumetriche. Facciamo un esercizio di applicazione, una scelta di una pompa in un impianto e poi vediamo. Vediamo quanto prima. Ok. Questo lo accendiamo dopo perché adesso, se non ricordo male, martedì, insomma, il giorno in cui passa un po' più di tempo, se non sbaglio, stavamo valutando l'altezza massima di aspirazione della pompa. Questa sembra un quadro questi qui, arte moderna, non so se vi è mai capitato di vederlo, visto ci sono alcune cose molto belle, ho visto un paio di gallerie d'arte moderna, non so, a Londra, a Fergale, anche a New York, però sono delle cose che uno che mi ha colpito è una tela perfettamente bianca, sul nome dell'artista il titolo White. Cioè, ma è un artista quotato, se lo volete comprare non so quanto lo fanno pagare, un milione d'euro, qualche milione d'euro, se no milioni, centinaia di euro, forse qualche milione, cose così ho fatto. E vabbè, poi ha fatto anche altro nella vita, insomma, ha fatto anche altri quadri, però così guai e così via. Sì, insomma, una volta invece era ancora più inquietante, stavamo invece modestamente parlando della capacità di aspirazione di una pompa dinamica. Okay, perché vabbè, avevamo affrontato e avevamo anche concluso un importante discorso relativo a quel problema che abbiamo chiamato della cavitazione. Abbiamo visto la necessità assoluta di effettuare una verifica una volta che abbiamo individuato con i criteri che abbiamo ripetuto più volte la pompa giusta da inserire in un certo circuito. Abbiamo detto che è indispensabile effettuare questa verifica alla cavitazione, di questo abbiamo parlato, abbiamo visto che cosa intendiamo per verifica, quali termini dobbiamo andare a confrontare, d'accordo? E su questo avevamo anche concluso, insomma, il nostro discorso. Parlando, insomma, di questo problema, per esempio, avevamo alla fine, dopo che l'avevamo descritto, dopo che abbiamo detto che cosa intendiamo, come si effettua, come facciamo questa verifica, è venuto spontaneo, sì, vabbè, ma se non ci troviamo, se abbiamo visto che dobbiamo avere un NSPH, un NPSH disponibile nel circuito maggiore dell'NPSH richiesto dalla pompa, sul significato
di questi due acronimi abbiamo parlato, insomma, se non avete dubbi, se in questi giorni vi è venuto qualche curiosità, qualche dubbio, è una buona occasione adesso, in apertura, tranquillamente fatemelo notare, ne possiamo tranquillamente parlare, altrimenti non chiaramente andiamo avanti e non ripetiamo quello che abbiamo già detto. E dicevamo, ci avevamo posto il problema: che succede se appunto l'NPSH è minore o anche uguale, leggermente superiore all'NPSH, e quindi non ci riteniamo in condizioni di sicurezza per quello che riguarda l'installazione di quella pompa in quel circuito. E abbiamo visto alcuni accorgimenti, anche lì non starei a ripeterli tutti. Fra questi accorgimenti, chiaramente un ruolo preminente lo riveste l'altezza della pompa rispetto al pelo libero. Se prendiamo come al solito un riferimento Z, che parte a partire proprio per esempio dal pelo libero, ok, abbiamo visto come evidentemente questa altezza influenzi in maniera molto vistosa, diciamo, la cosa principale, quella i cui effetti sono più sensibili, insomma, data la temperatura del liquido, dato il tipo di percorso, è chiaro che questa altezza condiziona molto il nostro problema, perché perché mi fa cambiare in maniera consistente il mio NPSH, nel senso che in una installazione di questo genere è chiaramente un termine sottrattivo nella determinazione del nostro carico disponibile, il patrimonio energetico di riserva rispetto all'evaporazione. Questo fisicamente significa NPSH, con la quale questo patrimonio di energia col quale il fluido si presenta alla bocca d'ingresso al corpo pompa, che è alla frangia d'ingresso fra tubazione e pompa. Abbiamo visto come nel computo di questa energia residua il termine GZA, diciamo, quindi quello che mi identifica l'altezza rispetto al pelo libero, l'altezza di questa sezione, d'accordo? Come ci rendiamo facilmente conto, mi influenza in maniera sensibile il valore dell'NPSH, diciamo in termine sottrattivo, e quindi è chiaro che per far crescere il nostro NPSH dobbiamo cercare, se possibile, di avvicinare, ridurre questa terra, quindi o abbassare la pompa o far salire il livello del liquido nel serbatoio, se è possibile. E poi, vabbè, abbiamo visto in casi particolari è consigliabile mettere la pompa al di sotto addirittura del pelo liquido, così sottobattente. E queste considerazioni le avevamo fatte, avevamo chiarito un po' questi aspetti. Ripeto, se non avete dubbi in merito andiamo avanti. Se qualche perplessità c'è, ancora una volta vi invito a farla presente, è il momento buono, diciamo, questo per chiarire tutto. Ok, altrimenti appunto stavamo concludendo, poi abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione la settimana scorsa, e ci stavamo ponendo il problema, cioè, ok, ma adesso al di là di questo valore strettamente relativo al NPSH e quindi al problema cavitazione, e ragionando appunto sulla distanza tra la pompa e il pelo libero,
Giustamente uno si pone pure un problema: se come al solito ci mettiamo nell'ipotesi che il serbatoio sia un serbatoio aperto e quindi, come si vuol dire, un serbatoio atmosferico, perché sul pelo libero grava solo la pressione atmosferica, e chiaramente il discorso sarebbe diverso se questo fosse un serbatoio in pressione, quindi chiuso e per un qualche motivo, in qualche maniera, quindi magari grava una pressione diversa, ovvero maggiore rispetto a quella atmosferica. Vediamoci nel caso classico di serbatoio atmosferico, come si suol dire, e diciamo, mettendo un attimo, ma solo un attimo, perché poi vedremo, tornerà il discorso, ma mettendo un attimo da parte il discorso cavitazione, quindi NPSHK, diciamo, ma effettivamente questo termine ZA quanto può essere grande? Appunto, anche dimenticandoci per un attimo il problema cavitazione, non è che ZA può essere grande a piacere. E mi ricordo adesso che ne parliamo, mi ricordo che appunto eravamo arrivati gli ultimi minuti prima dell'arrivo del mio collega, dell'ora successiva, eravamo arrivati a farci un ragionamento per cui si diceva, dato il valore della pressione atmosferica, se lo traduciamo in metri di colonna d'acqua, se prendiamo come liquido di riferimento quello che è chiaramente di gran lunga è più diffuso, l'acqua, avevamo visto come in un discorso del tutto ideale, in cui si trascura il problema cavitazione, si trascurano le perdite di carico nel circuito a monte della pompa, e si era visto come si era detto come appunto volendo trasformare tutta l'energia di pressione che il liquido possiede quando sta nel serbatoio in energia gravitazionale che va ad acquistare quando arriva alla falda d'ingresso, diciamo, al massimo sarebbe possibile sollevare il liquido per un'altezza pari a 10 metri, 10.33 metri se parliamo appunto d'acqua. E avevamo appena fatto in tempo ad aggiungere chiaramente questo appunto un discorso molto teorico, trascurando le perdite, trascurando soprattutto le perdite, ma trascurando anche il problema cavitazione. Adesso abbiamo il tempo, per fortuna, di andare a vedere un attimo da vicino che cosa intendo dire e quindi come valutare realisticamente l'altezza, questa altezza ZA che chiameremo appunto altezza massima di aspirazione della pompa. E per farlo facciamo il solito bilancio di energia al quale ormai ci siamo abituati, e però è bene applicarlo ancora una volta con attenzione. In questo caso scriviamo che l'energia posseduta dall'acqua quando sta in quiete in questo bacino chiaramente deve essere uguale all'energia che possiede quando si trova nella sezione A, la sezione di ingresso. Quindi diciamo non ci interessa adesso andare a vedere cosa succede dentro la pompa, quelle ulteriori perdite, quelle che abbiamo detto caratterizzano quel termine che abbiamo chiamato NPSHR, tipico, caratteristico di ciascuna pompa. Questo non ci interessa, al momento ci interessa andare a vedere con appunto con che valore di energia il liquido si presenta all'ingresso del corpo pompa, quindi esce dalla
tubazione e si riversa all'interno del corpo della polvere. E quindi il nostro bilancio, molto semplicemente, potremmo scriverlo sempre con l'ipotesi che l'acqua sia inquiete, ipotesi abbastanza ragionevole, all'interno di quel serbatoio. Chiaramente nel serbatoio questo valore dell'energia iniziale è proprio semplicemente T sul ρ, dove T è la pressione atmosferica, e questo evidentemente si conserverà, questo valore con zero si conserverà anche quando arriveremo in A, e dove avremo però il contributo dell'energia di pressione, il minimo di energia cinetica che avrà acquistato il liquido, magari è un numero piccolissimo, trascurabile rispetto agli altri termini, a volte quasi sempre lo è, però per generalità lo indichiamo. Chiaramente avrà acquistato energia gravitazionale proprio perché sale dal livello 0 al livello z con A, e avrà avuto bisogno di vincere tutte le perdite nel circuito a monte della polvere. D'accordo? Mi trovate? Questo termine lo chiamiamo proprio H, altezza, H minuscolo, l'altezza della pompa rispetto al pelo libero. Possiamo riscrivere questa espressione, isoliamo questi due termini, quindi tipo A su ρ più CA quadro mezzi, uguali, sarà uguale a T atmosferico meno H con A e meno queste perdite. Ok? D'accordo? Se banalmente, vediamo un po' in discesa, messo di profilo, se banalmente andiamo a sottrarre la pressione di saturazione di quel liquido, immaginando acqua per esempio, ma in generale di quel liquido, quella pressione di saturazione di quel liquido evidentemente a quella temperatura di esercizio, che temperatura sta l'acqua in quel serbatoio? Temperatura dell'ambiente o più calda, insomma, chiaramente questo fa cambiare di parecchio questo valore. Quindi in generale la pressione di saturazione di quel tipo di liquido a quella temperatura T in cui lo stiamo prelevando, e chiaramente dobbiamo per rispettare questa equazione dobbiamo sottrarlo pure da quest'altra parte. Ok? Abbiamo sottratto ad ambo i membri questa pressione di saturazione. Scritto così, però, questo termine qua, appunto, è proprio il nostro NPSHA. Ok? Forse a memoria non lo ricordate ancora, però l'abbiamo definito la settimana scorsa, è quello che abbiamo chiamato, che io ho chiamato un attimo fa, il carico netto, net positive suction net, il carico netto, l'energia netta rispetto, quindi la riserva, io la chiamo, di energia che ha il fluido, eccola, riserva nei confronti dell'evaporazione. Cioè quello che ha in più che gli consente di non evaporare in quella sezione, ok? E questo è quello che abbiamo chiamato NPSH disponibile. Poi, piccola parentesi, piccola ripetizione, poi è chiaro che questo è quello che ha a disposizione il liquido quando esce dalla tubazione e entra nel corpo della pompa.
È chiaro che poi, se all'interno del corpo della pompa dovrà ancora spendere un'aliquota di questa energia, e quindi quello che gli rimane nei confronti della possibilità di energia di pressione che poi porterebbe alla evaporazione, evidentemente, ecco che abbiamo detto, abbiamo visto, dipende da quanto vale questa altra perdita, queste altre perdite all'interno della macchina prima di giungere nella girante, l'ingresso della girante, in quella sezione che abbiamo chiamato occhio della girante, perché evidentemente da lì in poi la girante fa somministra energia meccanica, che è il fluido in camera sotto forma di energia di pressione sicuramente, e quindi non c'è più questo problema di scendere al di sotto della pressione di saturazione del liquido. E questo era un po' una piccola ripetizione del concetto che abbiamo detto, insomma, visto che lo stiamo richiamando. Bene, riparlate. E quindi se questo è NPSH significa che, ed è uguale a tutti questi termini, significa appunto, come stavamo dicendo, che se ci poniamo il problema al di là delle perdite di carico, insomma, nel circuito, come vi dicevo quando abbiamo fatto quella prima stima, abbiamo detto che questa altezza teoricamente non può superare i 10,33 metri, abbiamo detto molto teoricamente perché dobbiamo tenere conto delle perdite del circuito, ma come sappiamo dobbiamo anche però stare attenti che d'accordo il liquido, diciamo la pompa ha la capacità di tirare su il liquido, non per 10 metri, perché tenendo conto delle perdite sarà 10 metri meno le perdite, quelle che siano all'interno di questo condotto di aspirazione, però altrettanto dobbiamo ancora una volta stare attenti che sì, ok, il liquido arriva ma non deve evaporare lungo il percorso, oppure per esempio nella sezione di minima pressione, quella che abbiamo chiamato occhio della girante. E quindi tutto questo scritto in questi termini, questa relazione, significa che questi quattro termini qui, se vogliamo stare attenti a questa cosa di evitare la cavitazione, questi quattro termini dovranno essere più grandi di quello che appunto un attimo fa abbiamo richiamato, ovvero l'NPSH richiesto da quella pompa, richiesto con quel significato che abbiamo detto un attimo fa, ovvero tutte le perdite per incremento di velocità, accelerazione che può subire il fluido all'interno della pompa, e soprattutto, che quelle sono poca cosa, ma soprattutto le perdite distribuite, che ancora sono poca cosa, e soprattutto, dicevo, le perdite concentrate nella, proprio nella sezione di imbocco della girante, dove tipicamente nella pompa centrifuga il liquido subisce una forte deviazione, perché entra nel corpo pompa evidentemente in direzione assiale e poi deve essere deviato, essendo la macchina centrifuga, deve essere deviato per imboccare la girante, che percorrerà in direzione radiale evidentemente dal centro verso la periferia della girante. E quindi lì ci sono queste perdite concentrate, l'insieme di tutte queste spese energetiche che il liquido deve essere in grado di sostenere senza arrivare, senza abbassare la sua energia di pressione ad un livello tale che comporterebbe l'evaporazione, quindi l'incipiente cavitazione, come abbiamo chiamato, occorre appunto che
questo patrimonio di riserva che ha, in questo caso scritto come somma di differenza di questi quattro termini, deve essere appunto superiore a queste spese energetiche all'interno della pompa, quello che abbiamo chiamato NPSHR. Il che significa che se io vado a isolare, a me mi interessa H con A, lo porto da questa parte, cambio tutti i segni, quindi cambio pure questo, quindi lo scrivo così, H con A, quindi questo lo cambio due volte, quindi diventa, mi porto il segno che aveva qui, qui significa che H con A non deve superare questo più questo, cambiando segno, quindi torna di nuovo meno tutte le perdite nel vediamo prima il valore della pressione, questo qua meno questo. E meno l'N S H R. Ok? Ed ecco la nostra espressione, la nostra H massima, insomma, la nostra altezza massima di aspirazione reale. E come vi dicevo, la settimana scorsa noi avevamo trascurato tutti e tre questi termini, avevamo trascurato le perdite del circuito, avevamo trascurato il problema cavitazione e fermandoci qui appunto si diceva che chiaramente non può essere superiore al valore della pressione atmosferica e quindi che tradotto in metri di colonna d'acqua significano 10,33 metri nel caso il liquido da aspirare sia appunto acqua in generale. Viceversa, appunto, tenendo conto realisticamente di quello che succede, appunto, procedendo per gradi, già se cominciamo a tenere conto delle perdite, che tranquillamente possono essere 2-3 metri, ok? Vediamo come, appunto, supponiamo che l'acqua sia fredda a 20 gradi. A 20 gradi centigradi qui con S su Rho per l'acqua è di pochi centimetri, mi sembra 0,24 metri se facciamo i nostri conti, e quindi questi sono 10,33, questi sono 0,24, quindi diciamo che grosso modo tutto questo è 10 metri. E qui però, cominciando a sottrarre le perdite, ecco, vediamo come l'altezza già scende a 7-8 metri, e quindi quei 10 metri rimangono del tutto teorici. Però appunto tutto ciò, se ci mettiamo al limite, quindi se andiamo a sottrarre e andiamo a posizionare la pompa proprio, per esempio, scendiamo a 7 o 8 metri a seconda di quanto valgano le perdite, ci mettiamo proprio al limite con questa altezza di aspirazione e ci dimentichiamo di questo, sicuramente avremo un problema di cavitazione. Sì, ok, qualcosa arriva alla pompa, cioè riesce, se la posizioniamo, facciamo finta che questo è 3 metri, esattamente 3 metri, noi la posizioniamo quindi a 7 metri, ok, riesce ad aspirare, però nella girante arriverà un flusso bifase, appunto arriverà l'acqua ma anche vapore d'acqua, perché ci sarà un inizio di evaporazione, un inizio di questo fenomeno della cavitazione, sicuramente, perché appunto stiamo dimenticandoci di questo termine. Andando a sottrarre anche l'NPSHR,
che è appunto vabbè, è chiaramente molto variabile, come vi ho detto, cambia molto in relazione alla pompa, cambia di un ordine di grandezza con raddoppiando per esempio la velocità di rotazione della pompa. In impianti particolari, in impianti dove bisogna conferire una elevata prevalenza all'acqua, si fa in modo che queste pompe girino molto velocemente, velocità molto più alte rispetto a quelle del catalogo che abbiamo visto noi l'altro giorno, che sono 1500, 1450, 2900 giri, che sono dei numeri molto tipici per piccole pompe per usi civili, diciamo. Ma in campo industriale, se devo conferire prevalenze di 300 metri, 400 metri con una pompa monostadio, quindi un solo stadio, ho bisogno di velocità di rotazione molto elevate, 5.000-6.000 giri. Queste sì, sono in grado con uno stadio solo di darvi prevalenze di centinaia di metri, ma l'NPSHR che noi abbiamo visto su quei cadavi, normalmente prendiamo in considerazione il valore dell'ordine del metro, può diventare dell'ordine delle decine e decine di metri, e quindi, come vi dicevo, in quel caso richiedono installazioni particolari, altro che altezza di aspirazione, nessuna altezza deve stare sotto, d'accordo? Però sono appunto casi particolari. Questa cosa l'ho detta perché appunto qui chiaramente il campo di variabilità, qui ho fatto un esempio così banale tanto per darvi un'idea pratica di questa altezza, come vada a ridursi rispetto ai teorici 10 metri. Qui volevo soltanto ribadire che è difficile fare un esempio concreto perché questo termine è molto variabile da pompa a pompa. Volendo, giusto per restare sul pratico, riprendere quei valori di tutta una tipologia, di un vasto repertorio di pompe per usi civili, tipo quelle dei cataloghi di cui abbiamo visto le immagini, tra poco le andremo a rivedere un'altra volta, quindi pompe portate di decine di litri al secondo e prevalenze dell'ordine delle decine fino massimo a un centinaio di metri, possiamo e quindi velocità di rotazione comprese appunto in quel tipico intervallo o 1450 o 2900 giri al minuto. Avevamo anche spiegato perché questi due valori particolari di velocità, ok? E l'NPSH è dell'ordine dei metri, insomma tipo 2 metri, 1 metro e mezzo, 2 metri e 70, 3 metri, 3 metri e mezzo, questo insomma con l'ordine dei metri, e quindi volendo proprio divertire insomma a dare un'indicazione pratica, è chiaro che se qui andiamo a sottrarre, se facciamo ancora 3 metri, a 3 metri è abbastanza plausibile, ecco come quella altezza massima si riduce a 4 metri e al crescere di questo NPSHR, al crescere delle perdite, possiamo tranquillamente arrivare a valori pratici dell'ordine del paio di metri, tranquillamente per stare in condizioni di sicurezza, come altezza massima di aspirazione si parla di 2-3 metri, quindi ben lontani da quel valore teorico di 10-33 metri. Ok, e con questo direi che questo filone di commenti, quindi cavitazione e adesso legato al problema della altezza massima di aspirazione di una pompa dinamica, credo che ci siamo. Thank you.
quindi consideriamo avviato questo argomento legato all'importante problematica, il problema di esercizio di queste macchine che è la cavitazione. Ci siamo trattenuti abbastanza, e adesso legato anche il concetto, come abbiamo visto, di altezza massima di aspirazione. Guardiamo qualche altra cosa, guardiamo appunto qualcosa di altrettanto importante, cioè il concetto che avevamo già espresso per i compressori, che adesso andremo a rivedere con calma. Appunto, molte cose già le conosciamo perché ne abbiamo parlato qualche settimana fa a proposito dei compressori centrifughi, però come vi dissi, alcune differenze poi le dovremo sottolineare, quindi ne approfitto. Le differenze in alcuni casi sono sensibili e richiamiamo. Diciamo, il problema di cui voglio parlare è quello che chiaramente una volta inserita in un circuito una pompa che abbiamo scelto in base alle esigenze dell'utente, esigenze che abbiamo individuato nella coppia di grandezze che sono la portata almeno nominale, cosiddetta nominale o di progetto, e la prevalenza che dovremo conferire al liquido, a quella portata di liquido, così come il nostro impianto ci richiede. Diciamo che praticamente in nessuna, salvo rare eccezioni, rarissime eccezioni, una volta inserita in un circuito una pompa ha quasi sempre poi, rispetto a quel punto di funzionamento che ben sappiamo come viene individuato, quindi facciamo un esempio di una certa installazione dove abbiamo calcolato la prevalenza utile, abbiamo stimato le perdite nel circuito che andiamo ad aggiungere alla prevalenza utile, otteniamo la caratteristica esterna del circuito, il punto di funzionamento evidentemente sarà dato dalla intersezione della caratteristica interna con la caratteristica esterna. Riepiloghiamo un attimo le cose a cui il progettista di questo impianto, non della pompa, quello che realizza questo impianto in cui va a inserire questa pompa, le cose a cui deve stare attento. Vabbè, prima di tutto appunto che fra le possibili scelte che va a effettuare delle pompe, chiaramente dovrà scegliere una che soddisfi queste esigenze di cui parlavamo un attimo fa, e quindi diciamo una certa portata che chiamiamo nominale o di progetto e una prevalenza totale altrettanto assegnata, che appunto deriva da quello a cui serve, diciamo, a che serve questa pompa, che deve fare in quel circuito. La risposta a queste domande sta nel valore di questa prevalenza totale che deve essere in grado di conferire al liquido la pompa, quando la portata, rispettando chiaramente la portata. E questo è sicuramente il primo passo. Però aggiungiamo anche, è arrivato il momento di fare un piccolo riepilogo, aggiungiamo anche che è bene, perché sicuramente se l'ingegnere che ha avuto questo incarico di soddisfare questa richiesta, sicuramente troverà non una sola pompa, quindi non una sola curva caratteristica interna che faccia al proprio caso, sicuramente ne troverà più di una. A quel punto
è bene che stia attento che, anche a verificare che questo punto sia quanto più lontano possibile dal punto di massimo relativo, cioè se ha questa possibilità di scelta, anziché scegliere una pompa la cui caratteristica sia questa, per esempio, che pure andrebbe bene, sarebbe meglio scegliere quest'altra, ok? Vediamo adesso di non sporcare troppo, poi non ci capiamo più, però penso sia chiaro questo aspetto, proprio per consentire un margine ampio di funzionamento della pompa senza incorrere in eventuali, e dico, sottolineo, eventuali punti di funzionamento instabili, che abbiamo detto non è obbligatorio, non è scontato che su questo ramo, se la caratteristica fosse questa, non è scontato che su questo ramo il funzionamento è instabile, lo è soltanto se la pendenza della caratteristica esterna è minore rispetto, cioè quindi se la caratteristica esterna avesse questo andamento, allora questo punto sarebbe instabile. Se avesse questo andamento qui, anche questo punto sarebbe stabile. Però onde evitare possibili equivoci e rischi inutili, diciamo, è buona prassi, come dicevo, potendo chiaramente, a seconda di quello che il mercato offre, a seconda anche di valutazioni di ordine economico, che, come abbiamo visto anche l'altra volta, ogni tanto in questo tipo di discorsi pure purtroppo bisogna fare, cioè andare anche a tenere conto di questi discorsi economici, diciamo, sarebbe bene appunto scegliere e fare la pompa che soddisfi, evidentemente deve soddisfare le esigenze dell'impianto. Però fra le varie pompe, perché sicuramente saranno più di una che riescono a intercettare questo punto, è preferibile scegliere una pompa tale che questo punto caschi abbastanza lontano dal punto di massimo relativo della caratteristica interna della pompa. Uno, sempre volendo fare discorsi di natura energetica, ma che poi si traducono anche in discorsi di natura economica, come sapete, come abbiamo detto più volte, il rendimento della pompa cambia parecchio in funzione della portata, nel senso che per ogni pompa, sicuramente per queste pompe centrifughe di cui stiamo parlando, ma per tutte le pompe può cambiare la forma di una curva del genere, ma in generale l'andamento è fatto in questo modo, cioè c'è un ben preciso valore della portata per il quale si ottiene il massimo del rendimento, tant'è che se guardiamo, l'abbiamo vista, tra poco magari accendiamo il proiettore e rivediamo come sono fatte le curve, proprio come si presentano sui i cataloghi forniti dai i costruttori, tipicamente il costruttore indica delle curve di isolivello del rendimento e si vede che c'è una zona particolare di quella pompa, quella appunto corrispondente alla portata di progetto, ma attenzione, di progetto della pompa, ok? Quindi questa portata per la quale è stata progettata la pompa, in corrispondenza della quale si ha il massimo rendimento. Poi la curva caratteristica ci dice, ok, la pompa può funzionare anche con una portata un pochino più grande o più piccola di quella esatta, entro certi limiti evidentemente, però può funzionare con una portata un po' più grande o un po' più piccola, però guarda che come ti allontani da questa Q asterisco il rendimento comincia a diminuire, sia nel senso delle portate crescenti sia nel senso di quelle decrescenti. E quindi appunto queste curve appunto sono curve di ISO
lo sforzo ulteriore, stiamo appunto andando per gradi a vedere il compito del bravo ingegnere che va a scegliere la pompa da inserire, quindi di non fermarsi a questa prima verifica, cioè al discorso di ok, trovo la pompa che soddisfa le esigenze dell'impianto in termini di Q e di H, di portata e prevalenza. Abbiamo detto un attimo fa anche è bene andare ad allontanarsi dal punto di massimo della turba di caratteristica interna per i motivi che abbiamo detto un attimo fa. Ulteriore analisi che dovete fare appunto l'ingegnere è quello di cercare se è possibile di far coincidere il punto di nominale di funzionamento di quell'impianto con questa portata di progetto, cosiddetta di progetto della pompa, cioè Q segnato e Q stellato, il più possibile che siano vicini, in modo da far funzionare quella pompa quando appunto se si immagina che per la maggior parte della sua vita media la pompa dovrà lavorare con questa portata Q segnato, sarebbe bene verificare anche che fra le diverse pompe che risponderebbero a queste esigenze andare a scegliere quella che guarda un po' abbia una Q di progetto sua, no? Della pompa più o meno coincidente con la Q richiesta nel nostro impianto. In tal modo appunto facciamo funzionare la pompa con il massimo valore del rendimento, e questo, come dicevamo, è un discorso energetico sì, ma anche economico, perché appunto vi ricordo che la potenza assorbita da questa pompa è che è potenza che noi paghiamo in termini di energia primaria, qualunque sia la macchina motrice che adoperiamo, è un motore elettrico, un motore a combustione interna, una turbina, qualunque sia, è energia che noi evidentemente paghiamo in termini, è un lavoro che noi paghiamo in termini di energia primaria consumata, e che chiaramente va a diminuire all'aumentare del rendimento della pompa. Ultima cosa, poi ci fermiamo un attimo, è che qui il discorso si complicherebbe un attimo, perché ve lo dicevo anche a proposito della cavitazione, però è bene un minimo che facciate di questi ragionamenti. D'altra parte state seguendo anche il corso di impianti, in cui ogni tanto sentite un po' discorsi diversi chiaramente, ma riconducibili a questo tipo. Che cosa voglio dire? È chiaro che potendo, uno dice va bene, questo discorso abbastanza semplice, va bene, d'accordo, mi sforzo, trovo 10 pompe che soddisfano le esigenze dell'impianto, fra le 10 scelgo quella tale che la portata sia in coincidenza con il massimo rendimento. E questo è tutto vero ed è tutto giusto. Può però capitare che al di là del, quindi questo è sicuramente un compito dell'ingegnere che sta scegliendo, installando la pompa in quel circuito, fare questa verifica. Però la cosa si complica ulteriormente, perché potrebbe darsi che ci siano ancora 2-3 n pompe per cui diciamo riusciamo a rispettare l'uguaglianza Q segnato Q stellato. È chiaro che fra più pompe uno in prima approssimazione dice va bene, mi vado a scegliere quelle fra le tre che presentano, significa dire più pompe, significa dire che una farà così, una così, ok? Quindi è chiaro che va bene scegliere quella in cui Q stellato appunto stia qui e non qua giù, da Q segnato, scusatemi, sia coincida con questo
in modo da avere il massimo e non quello. Però se comunque a parità di portata posso avere valori diversi, insomma, no? È chiaro che la qualità con la quale viene realizzata la pompa non è sempre è la stessa. Il discorso è che sicuramente mano a mano che salgono queste curve di rendimento sale anche quella del costo della pompa. Su questo non ci piove. L'attenzione, volendo proprio, vabbè, chiaramente stiamo parlando di un impianto di una certa importanza, non so se rendo attenzione, stavo trascurando di premettere, diciamo, una premessa importante. È chiaro che tanti discorsi e tanta attenzione entra in gioco quando pi vale, insomma, un numero di un certo peso, insomma, parliamo di centinaia o parecchie decine di kilowatt o centinaia e centinaia di kilowatt, come in molti impianti non tanto civili ma industriali può tranquillamente capitare. E allora è chiaro che lì c'è, se parliamo di pompe che assorbono una potenza di qualche kilowatt, un kilowatt, due kilowatt, meno di 300 watt, 500 watt, piccole pompette, come vi dicevo, che troviamo dappertutto anche negli elettrodomestici a casa nostra, è chiaro che fare tutto questo discorso non vale proprio la pena di metterlo in piedi. Quindi dimenticavo questa premessa importante. Però se è chiaro che abbiamo fatto già questo discorso anche a proposito degli impianti motori termici, al crescere del valore della potenza diventa importante se avere un rendimento che può cambiare in percentuale del 20-30%, cioè avere un rendimento 0,7 o un 20% più grande, quindi arrivare intorno a 0,8 o 0,9 eccetera, lì se le potenze sono elevate la differenza si sente. Il discorso a cui stavo facendo accenno prima, cioè il discorso economico, cioè, e quindi è chiaro, quindi tornando all'esempio, poi ci fermiamo un attimo, tornando all'esempio di, cioè, dove questa potenza in kilowatt giustifica attenzione a questo tipo di problema, dicevo, per farla semplice, diciamo, è chiaro che fra la pompa, questa pompa qui e quest'altra, vabbè, scelgo questa col rendimento massimo più elevato e quindi minimizzo il consumo di energia. E va anche però preso in considerazione il fatto, dal punto di vista economico, che sicuramente la pompa caratterizzata da questo valore di rendimento sarà più costosa, anche molto più, sempre in proporzione, anche molto più costosa rispetto a quest'altra. Al che, dicevo, il problema si complica un attimo, perché bisognerebbe fare, insomma, un bravo ingegnere che sta facendo bene questo lavoro, e torno a ripetere, stiamo parlando di un impianto importante, dove le pompe costano come prezzo di acquisto parecchio, l'energia consumata è tanta perché le potenze di cui parliamo sono elevate, e allora appunto vale la pena di fare questi discorsi e valutare, appunto, come dicevo, caso per caso, non possiamo generalizzare, se conviene sostenere un investimento iniziale più elevato. Appunto, questa pompa quando la vado a comprare la pago di più, però poi quando la tengo in funzione mi costa di meno, ok? Perché mi fa consumare meno. E allora devo valutare, appunto, anche, vabbè, ripeto, il punto di partenza è sicuramente la taglia, di che pompa stiamo parlando, di una pompetta di qualche kilowatt o una pompa di qualche megawatt, ok? E questo sicuramente è la prima discriminante, però anche altrettanto importante è l'uso che ne devo fare. Cioè, ci sono pompe che stanno accese
24 ore su 24 per 365 giorni all'anno, e allora è chiaro che il consumo comincia a diventare una voce importante. Quindi sì, io la pago di più, però ogni giorno risparmio parecchio, in un tempo breve mi rifaccio di quell'investimento, cioè il risparmio che conseguo giorno per giorno, anno per anno, in breve tempo mi fa rientrare rispetto all'investimento più alto che avevo fatto. Se quella pompa invece viene adoperata raramente, soltanto in base a certe esigenze di un certo impianto industriale, quindi diciamo lavora un'ora al giorno, due ore al giorno, neanche tutti i giorni della settimana, solo nei giorni feriali, tanto per dire, allora il fatto che risparmio sul consumo potrebbe non essere compensato dal maggior investimento che ho dovuto sostenere per una pompa che vanta un rendimento più elevato. Tu alla fine incominci a rientrare nell'investimento, ti fai un calcolo di quanto tempo impieghi per il periodo di ritorno dell'investimento, no? Si chiama così, e scopri che impieghi 20 anni. 20 anni è il tempo in cui magari quella pompa la devi comprare un'altra, perché si è fatta vecchia e quindi potrebbe non essere. È chiaro questo? È bene che appunto anche chi si occupa di questioni energetiche, chiaramente come l'energia ha un costo, io insisto che certi discorsi un po' di economia che voi sentite in altre discipline, tipicamente applicati a processi produttivi, cioè devo produrre questa bacchetta, e sentite appunto il mio collega di impianti che vi parla del ritorno, se faccio un imprenditore che produce queste bacchette, insomma il mio collega vi spiega come investire al meglio in modo tale da ottenere il massimo ritorno di questo investimento per produrre. Però anche in campo energetico, questo volevo sottolineare come esempio, che l'ingegnere che si occupa di questioni energetiche, siccome l'energia costa fino a prova contraria, questi discorsi possono o devono anzi essere ugualmente presi in considerazione. Chiaro questo approccio? Domande, dubbi, perplessità? Ok, ci fermiamo 2 minuti e poi...